decima edizione di Made in Sud che vedrà in conduzione te e Clementino, cosa c'è da aspettarsi? Di tutto, no, in realtà è una domanda che io mi pongo quotidianamente, perché puoi immaginare che con Clementino al mio fianco può succedere qualsiasi cosa, quindi dovrò gestire la situazione e cercherò di pacarlo, anche se poi questo è il bello di questo programma, il nostro entusiasmo e la nostra energia, ma secondo me non so che cosa mi capiterà. Attenzione sempre alla cronaca e purtroppo a quello che succede, però c'è bisogno anche di sorridere. Sì, ovviamente salendo su questo palco non stiamo dimenticando, non stiamo ignorando, non è assolutamente quello che vogliamo far capire, no, quello che vogliamo fare è cercare di regalare un po' di leggerezza a chi ci sta guardando, quindi al pubblico in studio e al pubblico a casa, un paio d'ore, due, tre ore in cui magari staccare un attimo la testa da tutto questo inferno che ci sta circondando. Emozionato sembra strano. Hanno detto da me che sono un casinista, ecco, però sono veramente emozionato perché mi ritrovo per la prima volta come conduttore. Ho fatto The Voice Senior come giudice e adesso sono uno dei capitani, ecco, che al timone si dice. Non vedo l'ora di iniziare, le prove stanno andando benissimo, sto morendo dalle risate e questo è l'importante, perché io penso che quello che stiamo trasmettendo attraverso le prove poi si vedrà anche dal vivo e questo è importante. Le cerimonie, ha già detto, insomma, già il ruolo c'è e si va oltre, bisogna pescare un po' dappertutto con molta umiltà. Sì, sempre con molta umiltà, piedi per terra e testa in alto, però, perché altrimenti non bisogna nemmeno essere troppo insicuri, va a finire che non si fanno bene le cose. L'importante è lavorare tanto. Sono molto felice della squadra, sono circondato da grandi professionisti, da grandissimi, ecco, per esempio, da grandissimi artisti, e ci vediamo lunedì, Rai 2, Made in Sud. Tele Ischia, io sono innamorato di Ischia, lo sai che è la mia seconda casa Ischia. Grazie a Pasquale. Uno dei protagonisti dei Global Fest. Sì, dell'Ischia Global Fest, ma poi vengo sempre a Ischia. Un saluto allora ai telespettatori. Un grande saluto da Casamicciola a Forio, ciao amici. Adama.